abitué di questo istituto, e mi manca molto la vicinanza proprio fraterna, affettiva del professore Clemente che si è messo laggiù, che sono abituato a tenerlo proprio vicino, però giustamente ha ceduto il posto ad Antonella Orefice. Allora, lei è la protagonista di questa serata, la professoressa Antonella Orefice, che è la responsabile di quanto è stato scritto in questo libro che presenteremo stasera, ma più che presentare il libro noi parleremo proprio di Eleonora Pimentel Fonseca, ma al di là dell'ultima fatica storica e letteraria che ha fatto Antonella, bisogna comunque sottolineare e dire che è immersa dalla mattina alla sera negli archivi alla ricerca. È una ricercatrice nata, vive, interpreta il mestiere dello storico proprio come dovrebbe e come è, difatti deve essere lo storico, cioè con i guanti, non soltanto per il Covid di ultima generazione, ma perché scartabella faldoni, entra, parla, vive con i personaggi che poi sono tradotti nei suoi libri. E c'è, l'ha detto anche nell'intervista che le è stata fatta qua fuori, prima di entrare, alla domanda, lei si sente un poco Eleonora Pimentel Fonseca? Giustamente lei ha risposto, c'è una immedesimazione, in Eleonora Pimentel Fonseca, un po' perché è il filo conduttore di chi scrive. Lo fanno normalmente a me quando parlo, ne parlerò il 7 agosto. Approfitto per farne la pubblicità di Giovanna D'Angiò, lo diceva un personaggio molto più importante, Flaubert, Madame Bovary, c'est moi, quindi non si può assolutamente prescindere nel momento in cui uno comincia a scrivere e a parlare e a ricercare di un personaggio, ad entrare in quel personaggio e anche ad innamorarsene. Non che non ci fossero scritti, non che non ci fossero libri su Eleonora Pimentel Fonseca, però credo che l'operazione, l'opera, lo studio, la ricerca che ha fatto Antonella sia una di quelle operazioni che definisce e stabilisce un punto, diciamo, abbastanza fermo nella ricerca. Noi siamo abituati, e io l'ho verificato non soltanto quando sono stato qui nelle volte scorse, l'anno scorso, altre volte, né quando sono andato in altri luoghi, l'ho verificato. Quando si parla di rivoluzione napoletana del 1799, dei personaggi della rivoluzione, si fa riferimento a un bellissimo romanzo, Il resto di niente, di Striano. E sembra che quello sia il vademecum della rivoluzione napoletana. Striano ha scritto, alla fine ha scritto un bellissimo romanzo, ecco il professore Pinto. Ciao, Canto. Nell'attesa noi abbiamo cominciato perché ha scritto, dicevo, un bellissimo romanzo dove la storia è al servizio del romanzo, ma non è proprio la rivoluzione, non è la storia della rivoluzione napoletana. E i personaggi di Striano sono dei personaggi che diventano delle pedine funzionali allo scorrere del racconto romanzesco. E non sono certa, quello che, se lo ricordate, una delle volte scorse abbiamo parlato della presenza della personalità all'interno del discorso storico e all'interno della storia. Ovviamente Eleonora Pimentel Fonseca in Striano non diventa la personalità, ma è il personaggio che è funzionale a un racconto, lo possiamo spostare così come vogliamo. C'è un altro elemento che, quando si parla di storia del 1799, che potrebbe essere, in questo momento mi viene in mente, Mistero napoletano di Ermanno Rea, un Ermanno Rea dove ovviamente gli illuministi del 1799 in un qualche modo sembrano che siano tutti quanti transitati nel Partito Comunista Italiano, e il Partito Comunista Italiano napoletano a quel punto poteva sembrare essere l'erede del 1799. Poi c'è
Maria Antonietta Maciocchi. Maria Antonietta Maciocchi, cara Eleonora, credo che tutti quanti abbiate letto questo libro, ha fatto un bellissimo libro, ma è un libro scritto da una giornalista, dove ancora una volta la ricerca storica paga molto sul piano della scrittura giornalistica, sul piano della diffusione, sul piano della cronaca, ma non entra assolutamente nei particolari. E poi io per ultimo potrei citare il lato negativo ovviamente dell'immagine di Napoli, ed è una responsabilità che mi assumo pienamente, che potrebbero essere per esempio i libri di Roberto Saviano, dove l'immagine di Napoli è l'immagine della violenza, del sangue, della rapina, dello stupro, eccetera, eccetera, non tenendo conto, tanto per dire, di un prete, padre Rega, per esempio, che dimostra che al di là che la malavita, che il popolo napoletano, al di là popolo, un certo tipo di popolo, al di là della violenza del sangue, però adesso ha cominciato anche a coltivare la necessità della dignità, la necessità della libertà, la necessità della giustizia, e quindi c'è bisogno di questi personaggi. Io in questo volo pindarico, diciamo, in questo volo fatto proprio a mo' di rondine, velocissimo, credo che andando poi nei vicoli della sanità e andando a recuperare quello che è il significato oggi di un popolo basso che cerca, oltre anche certe situazioni, cerca, come dire, la propria dignità, cerca la propria libertà, è disposto a non barattare più sul piano della violenza, ma ad essere riconosciuto in un contesto sociale, credo che questo sia la grande eredità della rivoluzione napoletana del 1799, la cui interprete principale è appunto Eleonora Pimentel Fonseca. E lo dicevamo fuori poco fa, ovviamente, che qual è il ruolo dello storico? Il ruolo dello storico, nella fattispecie il ruolo della professoressa Aurifice, è quella di andare ad interpretare, andare a definire quanto più possibile la verità e descrivere un personaggio quanto più veritiero possibile. Credo che siamo arrivati alla fine di questo processo di conoscenza proprio per la ricerca della professoressa Aurifice, perché è stato praticamente svelato tutto, è la vera storia della rivoluzione napoletana e la vera interprete Eleonora Pimentel Fonseca, con tutto quello che poi ne è scaturito, e probabilmente ne potrebbe scaturire qualche cosa di nuovo soltanto in presenza di nuovi documenti, perché la storia non può essere assolutamente romanzata, come si diceva prima. Una parentesi apro e chiudo, l'ho raccontato anche io, ma non è presente nel mio libro perché non l'ho riportata questa cosa, ma ho raccontato che nel momento in cui saliva sul patibolo Eleonora Pimentel Fonseca era arrivata senza gli indumenti intimi, perché è una cosa che è stata tramandata dalla lettura ma non è assolutamente vera questa cosa, l'ha dimostrato in termini molto 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 precisi. E credo che noi oggi comunque a questo punto dovremmo anche dire, rispetto a ciò che è stato il ruolo di Eleonora Pimentel Fonseca, la domanda: ma c'è stata una trasformazione nel popolo napoletano, c'è stata una trasformazione nella nostra coscienza dopo che noi viviamo in un contesto in cui siamo ancora abituati ad innamorarci dei capipopolo, siamo ancora in un contesto in cui affidiamo il nostro consenso a chi in quel momento può in un qualche modo darci qualche cosa, togliamo il nostro consenso a chi in quel momento non ci ha dato qualche cosa. E io sono stato alla prima presentazione del libro di Antonella Aurifice all'Istituto di Studi Filosofici, Istituto Italiano di Studi Filosofici, e mi colpì moltissimo un passaggio che fece il professor Migliorini, quando disse praticamente: bisogna trarre tutta la fecondità da un'esperienza negativa.
Perché noi poi alla fine siamo abituati a chiudere il discorso sulla cosiddetta rivoluzione passiva, abbiamo parlato moltissimo, no? Sulla cosiddetta rivoluzione passiva, cioè sì, però poi è una rivoluzione che si è chiusa, è fallita, però dall'esperimento fallito, tra virgolette, c'è una necessità di andare a prendere tutto ciò che è stato il positivo o che comunque ha prodotto, è stato fecondo e ci ha fatto attraversare e ha generato in noi stessi una trasformazione. È la prima cosa che penso bisogna dire, è per esempio qual è questa fecondità? La necessità dell'istruzione, la necessità dell'istruzione che è stata uno dei punti di battaglia, è il punto più forte sul quale si è abbattuto Eleonora Pimentel Fonseca. L'associazionismo, la necessità di stare insieme. Ricordavo ieri sera in un'altra occasione che in un'ultima intervista tenuta dal professore Masullo, è apparsa sull'ultimo numero di Infiniti Mondi, il professore Masullo diceva: siamo nel tempo della sconnessione civile. Il tempo della sconnessione civile, per cui abbiamo bisogno un tempo della connessione civile, il tempo della sconnessione civile è quando non c'è questa abitudine, non c'è questo senso di partecipazione, quando non c'è questa necessità di stare insieme. Per cui c'è l'obbligo da parte nostra di ricondurre tutte le associazioni, di ricondurre le teste pensanti a un'unità di intenti per andare avanti, perché la vera rivoluzione, l'abbiamo ripetuto un sacco di volte qui, anche in questa sala, è la rivoluzione culturale. Non è quella che si fa con le armi, non è quella che si fa col sangue, ma è una rivoluzione di pensiero. E la fecondità dell'esperienza negativa, per esempio, è la formazione anche di un'opinione pubblica che non campi bandiera, che non sia una banderuola, al secondo, come dicevo prima, dell'accordare o meno il consenso della creazione e il mantenimento del consenso, per non prenderla troppo per le lunghe. E chiudere entro 5 minuti, perché già vedo qualche sguardo, e poi capisco che dobbiamo andare via tutti. Velocissimo, buonasera, velocissimamente sulla figura di Eleonora Pimentel Fonseca. Mi ha molto colpito e faccio riferimento a due versi tratti dal primo libro dell'Eneide, che sono due versi con i quali Vincenzo Cuoco introduce, definisce il personaggio. Uno è sempre nel libro primo, dovrebbe essere il verso 203, quando prende da Virgilio, a proposito di Eleonora, dice: Audet viris concurrere virgo. Sebbene donna, questa signora, la Pimentel Fonseca, osa cimentarsi in una battaglia come gli uomini, con gli uomini, sebbene donna. Stiamo parlando alla fine del Settecento, stiamo parlando in un momento in cui il tasso di istruzione al maschile è bassissimo, o se volete lo diciamo all'incontrario, il tasso di analfabetismo al maschile è altissimo. Immaginate come possa essere il tasso di analfabetismo al femminile. E c'è stata un'indagine, una ricerca. Per esempio, dai documenti matrimoniali mi pare che sia venuto fuori che in quel periodo soltanto il 4% di chi concordava, delle donne che sottoscrivevano l'atto matrimoniale, riusciva a saper fare la propria firma. Questo per dire. È una donna virile, Eleonora Pimentel Fonseca è una donna virile. Dire donna virile è un ossimoro, chiaramente, no? È un ossimoro in un'epoca in cui la parità tra i sessi, fine 1700, gli ultimi anni del 1700, apparteneva a una sensibilità di pochi, o forse non c'era proprio. La donna di fine 700, o degli ultimi anni, degli ultimi decenni del 700, viveva nei limiti di una inferiorità rispetto all'universo maschile. Ma credo che Eleonora Pimentel Fonseca possa in ogni caso definirsi il prototipo
di una donna più vicina, e questa poi ce la fa sentire più attuale, di molto vicina al presente, più che al suo tempo. Io la definirei, l'ho definita un'altra volta, sempre in questa sede, l'ho definita una femminista, ma non nel senso che noi viste, una femminista ante litteram. E poi mi sono permesso di dire anche, dal mio punto di vista, che secondo me Leonora Pimentel Fonseca, se oggi dovesse avere una definizione, diciamo, politica, io l'avrei definita e la definirei una socialista. Una socialista che ha perseguito la giustizia sociale, una socialista che ha lottato non per sottolineare la differenza tra l'uomo e la donna o per parlare così di pari opportunità, come si parla in questi tempi, nei nostri tempi presenti, ma per fare accettare che comunque una differenza c'è. E poi è una donna che ha lavorato comunque, perché ha capito benissimo che questa rivoluzione passiva, tra virgolette, io la continuo a mettere tra virgolette, era una rivoluzione che intanto poteva avere uno sbocco soltanto se avesse avuto la possibilità di transitare, di veicolare attraverso tutti i soggetti, specialmente quelli che parlano per sentito dire, che parlano perché così qualcuno ha detto qualche cosa. E l'operazione che lei ha fatto, normalmente lei poetessa, e allora noi pensiamo che essere poeti è un sentimento al femminile, lei poetessa è stata l'ideatrice, è stata la redattrice, è stata la direttrice del Monitore Napoletano, che nel nostro immaginario collettivo quasi sempre il direttore di giornale e il giornalista è un elemento al maschile. E ha fatto un'operazione ancora di più, ha cominciato a parlare nelle assemblee, perché il vero segreto per fare in modo che la gente partecipi, che abbia la capacità di poter capire, che abbia la necessità di conoscere, e questo è stato l'elemento, credo, principale di Eleonora Pimentel Fonseca. Per cui alla fine, quando lei è salita sul fascicolo, c'è salita perché aveva tre colpe gravi, io credo. La colpa di essere donna, innanzitutto, una colpa di essere ribelle e la colpa ancora più brutta di essere libertaria. Quindi donna, ribelle e libertaria. Quando è salita sul patibolo, è salita perché bisognava in qualche modo spezzare questo circuito civile, questo circuito di conoscenza, questo circuito di partecipazione che aveva innestato. Io so che la sto prendendo troppo alla lunga, per cui mi fermo qui e dico che, a parte le conoscenze che io personalmente avevo per altri studi fatti, che sapete, ne abbiamo parlato più di una volta, sulla rivoluzione napoletana, su alcuni personaggi del 1799, il libro di Antonella Orefice, della professoressa Orefice, è un libro che si legge con gradevolezza innanzitutto, non è un libro pesante, lo dico in presenza di un altro storico, professore Pinto, che ha scritto altrettanto un bellissimo libro su un altro periodo successivo al 1799, ma sono quei libri che uno poi si innamora della lettura e ha bisogno di capire, perché la storia non è una storia pesante, non è una storia, quella famosa storia che abbiamo imparato a scuola, ma è una storia che ci apre nuovi orizzonti, che ci apre, come dire, la possibilità e la voglia di vedere quello che poi sta succedendo e capire qual è l'aggancio con la nostra contemporaneità. Secondo due principi. Uno, il principio di Benedetto Croce: ogni storia è storia contemporanea, quindi noi non potremmo mai apprezzare, capire un personaggio, un evento, un avvenimento come la rivoluzione, un personaggio come Leonora, se non raffrontiamo quell'epoca alla nostra, così come anche per il periodo del professor Pinto. L'altro, perché è gradevole, io ho letto anche il libro del professor Pinto e ho partecipato anche a una sua presentazione. L'altro, secondo il principio del mio maestro, io ho avuto
tre buoni maestri, uno era un preside, l'ho raccontato anche altre volte, e due erano degli storici. Uno storico, il professore D'Agostino, è stato qui ieri sera, un altro storico, amico di famiglia, ma maestro per me fratello, il professore Gaetano Arfè, il quale Arfè era solito dire, quando parlava di storia, diceva che nella storia ci deve essere il respiro della vita. E io credo, il respiro della vita, io gli feci la domanda da ingenuo molti anni fa, gli dissi: Gaetano, ma che significa che nella storia ci deve essere il respiro della vita? Si deve raccontare anche come si vestiva, l'abito, il colore, l'oggetto, tutto. Io nel libro di Antonella Orefice ho trovato una storia in cui ci sta il respiro della vita, ed è un respiro che aiuta a vivere in questo tempo in cui specialmente il pensiero è stato messo in una riserva, e noi dobbiamo fare in modo che tutti coloro che sono animati dalla capacità di pensare ancora escano da questa riserva in cui ci sono gli indiani nativi, perché noi siamo tanti piccoli indiani nativi che siamo stati messi in una riserva, e come diceva il professore Fuori, il professor Clemente Fuori, è animare questo pensiero tutti quanti insieme e fare in modo che questo sia il tempo della connessione.